Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Mortal Kombat. Ma allora ragazzi, noi abbiamo preso questo gioco tipo 3 giorni fa e abbiamo cominciato a giocarci molto. E però non abbiamo proprio fatto provare online perché abbiamo paura che si incazzi e ci distrugga. Molto bene, come vedete è un 2-1 contro 1 e si incazzerà contro quello con cui perde. Ovviamente. E io non voglio certamente essere preso a schiaffo. Bravo un Dine in due, più bravo di un Dine in due cose. Cucinare spaghetti e giocare ai videogiochi. Mi ero molto distratto prima perché poteva capitarci la stanza allenamento. È per questo che non ho parlato, come vedete. Come osi picchiarmi? Ma è il grande Papyrus. Questo qua mi piace perché ha le braccia come uno scheletro, quindi mi è molto familiare. Io invece posso evocare scheletri, ma non so come fare. Cosa ho fatto? Ma io. È stato molto cattivo come cosa. Stai fermo, vengo lì a prenderti. E ti costringerò a prendere uno dog. Vattene via, Sess! Maledizione, Sess! Una combo, ho imparato. Aspetta un secondo. Non ho ancora finito. Bene. Sì, devo imparare. No, mi partono gli attacchi speciali, Sess! Aia, ha fatto molto male. Adesso imparo anch'io. No. Sei molto inesperto. Oh, che peccato. Vince sempre. Non voglio andarti molto sul serio. Mi sto strattenendo. Una combo completa. Che non ti sembra di esagerare quei calcetti? No! Ah, ti sei giocato una vita speciale, caro! Smetti! Non sembra che tu. Non sembra che ti sia molto ripreso. No! Molto bene! Non hai usato Sars! Ho finito la pausa! No! Sto arrivando per te, lo sai? Una combo completa. Danni occhi a me. Ci vorrei l'umano a giocare questo gioco. Come ha fatto? Dannazione. Morde sempre. Guarda quanti scheletri. Ehi, mi ricorda il nostro cugino. Guarda la cugina John. Muore! Non molto facilmente. Quanto devi dover? Ho poca vita, lo ammetto. Non l'ho fatto per lui. Guarda, da sicuro! Fammi combo, papi nuovi, già che ci sei! Così è miserabile! Molto bene! Ora hai capito? Ora torni in pausa se non ti dispiace. È un tizio molto cattivo questo. Che bella palla. Come fa a volare così? Ti è piaciuto? Sass! È molto fortuna! Direi di farlo di nuovo. Non batte come bisognevole! Non sai mai le guardie reali! Direi di cambiare persona. Prendiamo qualcosa che ci ricorda gli scheletri! Questo non è un scheletro! Quello lì è un... Hai capito? Eso! Scheletro! Sono io a fare quelle battute. Ti sto contagiando, non è vero? Tu solo non riesci a capire la perfezione, Sess! Che brutta gente! E c'è nel mondo degli umani! Forse è meglio se restiamo qua giù. Infatti... Siete più sicura qui sotto! Riprendiamoci gli stessi personaggi, invertiamo gli stessi personaggi qui. Molto bene, facciamo cambio.
Questo qui mi piace perché ha delle ossa. Mi ricorda me stesso. Questo qua ricorda me. Perché? Che è sempre in pausa. Ho messo di arrabbiare per le tue battute, ma molto tempo fa senso. Non hanno più effetto, vero? Allora le cambierò. Esatto senso. La quarentena sta per cominciare. Scusate, devo starnutire. Non vedo l'ora di imparare. Possiamo starnutire? È tutta gente cattiva questa. Round one. Fight. Ah, mi costa le ossa. Ah, volevi attaccarmi. Ti odio. Sembra davvero strano che non riesci ancora a battermi. Mori. Ti sei giocato. Come ho fatto fare quella mossa? La voglio rifare. Perché ho fatto quello scacco? E io non l'ho fatto apposta. Neanch'io. Muori. Perché sto facendo questo? È divertentissimo questo personaggio. Cosa ho appena fatto? Muori. Perché ti sto dando la mano? Buzzetta. Muori. Come hai usato? Da solo hai trattato la sconfitta inevitabile. Lo so. Sto cercando di rendertela più difficile possibile. Miserevole! Sass! Come hai potuto? Entra in questo modo! Ero girato dall'altra parte e ho premuto tasti a caso per sbaglio. Sass, ti odio! Non sei mio fratello! Sass! Io non so memoria queste mosse, Sass! Nemmeno io! Devo lavorare il tuo controllo! Anch'io lavoro. Anch'io lavoro part time. Muori. Muori di nuovo. Un bel tipo questo personaggio. No, è stata una brutta mossa la tua. Sbaglio sempre mossa. Mi dispiace. Cosa? Hai barato. Che cavolo sto succedendo? Perché ho fatto sempre questa mossa? Probabilmente l'hai fatto. Fermo. Non toccare niente. Tocca qualcosa. Ok. Ok, possiamo tornare. Ma forse era io prima per sbaglio, non ho sbagliato. Molto bene. Perché non sei possiamo morto? Tornare alle nostre faccende quotidiane. Oh. Inaccettabile! Inaccettabile! Cosa? Non farò niente di tutto. Sono buono con te. E farò esplodere il cranio. Ora evocherò i nostri cugini. Hai visto così? Già, è vero. Probabilmente ho sbagliato qualcosa. Devono essere scagati della superficie. Ci sto cazzeggiando. Oh, sì, ragazzi, un altro. Vogliamo fare ancora? Basta, mi sono stufato di prenderle. Interrompo la registrazione. Posso tornare in pausa? Sì, Sens, puoi farlo. Ciao a tutti ragazzi, ci si vede al prossimo video. Ok ragazzi, siamo veramente distrutti. Io ogni tanto mi alzavo a prendere un bicchiere d'acqua per potermi sgranchire la gola, perché ragazzi veramente ho bevuto 2 bicchieri d'acqua durante questa registrazione. Ti perderà la voce prima o poi. Sì, infatti un attimo che... Io invece non mi sforzo nemmeno un po'. Come senso? Poca voglia di far bene. E sei un miserevole soprattutto. Come hai fatto a vincere in quel modo volgare? Hai vinto sinceramente in modo... non lo so neanche io. Hai vinto in modo volgare. Era volgare il modo in cui hai vinto. Sinceramente non lo so nemmeno io. Volgare! Volgare! Volgare di nuovo! Muori puttana! Non credo, ma perché? Perché spara. Perché va a spararti in alto, a spararsi in alto da solo? What the fuck? Pistolata! No! No! Cattivo! Dove venire? Posso andare avanti tutto il giorno, lo sai? Ecco, grazie. No! Torna su. No.
Perché fai questa roba inutile? Premi. Ecco da parlare qua. Vabbè, non... Anche a me. Mi viene da parlare. Sono parte integrale della nostra personalità ora. Hai combo un po' più lunghe? Ok. Fatto. Di nuovo. Sta smascellando. Potete tenere. No, dai, mi fa male l'orecchio adesso. Basta così. È accanto a me, mi sta urlando. Mi sta sclerando nell'orecchio. Cosa? Come? Cosa? Muori. No, ho sbagliato. No. Aia, dolore. Muori di nuovo. Spara qualcosa, dai. Hai di nuovo? Hai finito? No, non ancora. Basta. Manca ancora un round, lo sai. Mi devo vendicare. 3 vittorie subite al povero brutto stronzo. Madonna mia. Prendimi anche quando sono a casa a dormire. Va bene, stasera vengo. Wow. Se sto abbassato non mi prendi, lo sai. Sì. No, bel draccone. Cosa? Aiuto. Io mi aspetto sempre. Devo chiamare per aiuto. Non ti fermare di sopra, brutto vecchietto. Stronzo. È stato facile, non credi? Tanto facile. E mi sto integrando ancora con quello di Sense, non riesco a parlare. Vedi che ci sta alterando la personalità, no, sti personaggi. No, sono abituato a non parlare. Mi viene ancora da fare tipo SES! Come è stato? SES! Che poi almeno così posso gridare senza... Figo, lo dico, la madonna, lei ha delle cuffie, le danno gratis con le cuffie, sono 10 volte meglio delle mie. E se... Che all'inizio erano oro quelle cuffie. Poi ho comprato nuove cuffie, quella era sulla merda. Sì. Tutti i video. Le tengo io quelle cuffie. Ah, no, vero. le tengo io. Anni tempo fa, ragazzi, voi andatevi a seguire i nostri vecchi gameplay. Perché è no, che fanno schifo. Sì. No, non è vero. Cioè, non andate a prendere i primi 3 che avevamo l'audio. Colpa di Python. Basta morire. Che avevamo l'audio puttane, ma tutti gli altri erano molto divertenti. Fai? E soprattutto, siccome i Critz aveva le cuffie, io devo registrare standogli. Vamo, ne facciamo un altro? Sì. Solo perché. Ne abbiamo fatto uno solo, sai. Ah, io volevo attaccare questo gameplay a quello dietro di Sensei Papyrus, dove spiegavamo. Ok. Facciamo stessa questo. Variante. Questo gameplay è quello dietro e quello di Sensei Papyrus. Sì, sì, ok, sì. Ok. Tipo... Stessa variante, stesso personaggio, non lo facciamo di nuovo. E tipo io dovevo registrare. Ma perché non stai fermo? Perché devo parlare e mi distrai. E tu io dovevo. No. Prova la tua forza versus. Ma che cazzo siamo andati a fare? Torna io indietro. Dovevo parlare stando sulla spalla di Chris, ragazzi. Così come finocchi, perché. Perché dovevo stare vicino alle cuffie. Oh mio Dio. Sento Papyrus che parla da dentro di me. Sento Sense che mi dice avrei un brutto momento. Perché con quello che io avrei veramente un brutto momento. Aspetta, no, è il contrario. Io quella di là. Pensavo avessi io quello là con la spada. Ah, ok. Cazzo. Una volta avevamo messo in pausa il gioco. E non ci ricordavamo noi più chi eravamo. Se eravamo quella a destra e quella a sinistra. Ah, sì. Nel fossato del cuscino era venuto fuori. Ah, giusto. Non sai come usarlo, vero? No, dai, io non sono abbastanza motivato. Sono carente di determination, ragazzi. No. Sì. È una boiata da usare questo personaggio. È vero? Cristo Dio! Epoca in mass. Non è molto di. Che variante è questa qui? Posseduto. Non so, ha la spada che cazzo ne so. No!
Non so neanche io come ho fatto a fare questa roba qui, ragazzi. Fa del teletrasporto, tipo. Un brutto personaggio. Ma come? Vedi il raggio demoniacolo? Vattene via. Ancora. Sta lontano. Distanze, ma no. Cosa è successo? Cristo! Cosa? Non fare questa cazzata! Respingila! Fai schifo! No dai, aspetta un attimo, sto qua se mi farò usare, ho trovato la classe divina. Sì, vabbè, anch'io. Non dico, vedo come funziona il raggio demoniaco. Guarda che io, sai quante potevo sai quante potevo spammartele io? Ti dai trasporti e basta. Vattene via. Fatto distanza. Odio quando mi parte la roba che non voglio fare. Basta. Cosa? Vattene via. No, non ti ho spammato per mezz'ora, basta. Adesso spammo io. Mi dispiace, ma non ne ho vinta una. Nella battaglia siamo uno solo. Final round, fight. Devi soffrire, cagna. Hai rotto i coglioni. Oh mio Dio, basta. Il mio nuovo personaggio preferito, ragazzi. Non so neanche io come ho fatto bene a questo. Oh, fai un'altra volta che ho due gameplay, eh. No! Cristo. Ok. Trunzo. Vattene via. Ok, è forse la vittoria più fiera di Misterelle questa. Non è assolutamente fiera. E non sai vero che come ti uccido ora. No. Ma vorrei fare la mascherina di personaggi stavolta, va bene? No. Tu vedi l'inferno, adesso. Questo qui è il gameplay di Sensei Papyrus. Allora, sono dato per le spiegazioni, dire quanto siamo stanchi, quanto... Ragazzi, è molto difficile, cioè, neanche tanto, ma perché è bellissimo che tu puoi gridare, tipo... Sass! Posso fa... Sass! No, mi stavo guardando allo specchio mentre lo facevo, ragazzi, roba da paura. Cioè, roba da paura! Tipo... Con le mani... Sì, cioè, posso gridare se, potendolo fare, che devo doppiare un personaggio, quindi posso farlo. Però ragazzi, la lunga veramente ti desfa la gola, infatti. È una fornata pressione, possiamo finire da qui. Sì, è vero, stavo morendo di caldo, apro la porta. Ciao a tutti ragazzi, ci si vede.